Titoli di coda della quarta edizione dell'Accademia Open presso l'Accademia del Tennis di Sassari. Siamo con Carlo Pio, complimenti perché è un torneo da 5.000, davvero partecipato, più di 150 gli atleti sono stati coinvolti in questi giorni e poi le due finali, ieri quella femminile tra le sorelle De Solis e oggi invece è quella tra De Sì e Konku. C'è da crescere, però questo è un buon segnale. Sì, siamo arrivati al traguardo di questo torneo che è andato veramente bene quest'anno, anche gli anni scorsi, però quest'anno abbiamo migliorato sui numeri, i numeri dei giocatori, i numeri dal montepremi, e quindi abbiamo una grande soddisfazione. Abbiamo avuto ieri la finale femminile stupenda tra le sorelle De Solis, una battaglia al terzo set, e oggi la finale maschile tra Konku e De Sì. Che cosa possiamo aggiungere? Che qua c'è anche una scuola importante, no? Stanno crescendo tanti giovani tennisti e chiaramente un riferimento alla maestra. Sì, concludiamo l'anno con grande soddisfazione perché insieme alla direzione della scuola della maestra Linda Ferrando abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti, titoli giovanili nel settore under, che è quello che a noi interessa di più, quindi far crescere i nostri ragazzi. Quindi la festicciola di chiusura dell'anno non poteva che essere un'Accademia Open così, per coronare tutta una serie di progetti che sono andati a termine. Carlo, un buon entourage, soprattutto noi ricordiamo, anche se a lui non piace, la grande partecipazione del dottor Laneri, che è il tuo braccio destro, no? Per tantissime cose in questa organizzazione. E poi quello che è il prossimo futuro, perché già si sta mettendo in cantiere il prossimo. Parlavamo con tuo papà e lui è davvero soddisfatto di quei numeri che sono arrivati grazie a che cosa? Semplicemente al vostro impegno e alla vostra passione. Sì, ci tenevo a ringraziare Sergio Laneri, che è un mio carissimo amico, che mi aiuta nell'organizzazione del torneo. Cerchiamo di curare tutto nei minimi dettagli, cerchiamo di fare un grande slam all'Accademia Tennis, microfoni, musica, magliette ogni anno diverse, insomma. L'anno prossimo stiamo già parlando, per l'anno prossimo faremo sicuramente un upgrade col montepremi, questo certamente è già in cantiere. E questo è un segnale chiaramente per la main sponsor, che è la Copas. Grazie. Grazie, a presto, al prossimo anno.